Fedison, i suoi fratelli e le sue sorelle amano suonare. Amano anche danzare e giocare. Vivono in Tanzania, sulle rive del lago Vittoria, e qui non mancano gli spazi e le occasioni per divertirsi. Un giorno, mentre stavano giocando, sentirono un suono che usciva dalle finestre di una casa vicina. Non conoscevano questo vicino di casa. Si incuriosirono e decisero di andare a vedere che cosa fosse. Avvicinandosi alla casa, sentirono cantare. E trovarono quel canto molto bello. Si chiesero chi stesse cantando. Era Ellen, la loro vicina, e stava cantando degli inni. Ellen fu felice di vedere quei bambini. Spiegò che stava cantando degli inni di lode a Gesù prima di leggere la Bibbia. I bambini rimasero ad ascoltarla mentre lei raccontava una storia tratta dalla Bibbia. Dopo quella prima volta, ogni giorno i bambini andarono a casa di Ellen, fino a che Ellen non li invitò ad andare in chiesa con lei. In chiesa si trovarono bene, sia perché impararono a conoscere Gesù, sia perché conobbero molti altri bambini che abitavano nel loro stesso quartiere. Ancora oggi hanno ogni giorno il culto di famiglia in casa di Ellen e il suono delle loro voci arriva in tutto il vicinato e lo rallegra. Amano condividere Gesù con gli altri e sono felici di averlo come amico.